L'iniziativa nasce dalla necessità di intervenire sulle comunità locali, perché il Rotary, che è un'associazione internazionale fra le più importanti del mondo, raggruppa una serie di professionisti che offrono una parte del loro tempo e della loro professionalità appunto per migliorare le condizioni di vita delle comunità. In questo ambiente è stata realizzata questo progetto, che sono le Domeniche della Salute, nella quale una domenica al mese viene dedicata a un screening sulle malattie più importanti. Il 29 novembre si inizia con la prevenzione sull'ictus, poi ci sarà domenica 20 dicembre sul glaucoma e a seguire fino a giugno dell'anno prossimo. Che è praticamente il termine del mio mandato, ma penso che poi continuerà. Ci sono diversi professionisti appunto che daranno la propria conoscenza e professionalità per effettuare delle visite gratuite presso il centro di Casa Nazareth, dove è stato realizzato un point of presence del Rotary, nel quale le persone si possono recare ed essere visitate gratuitamente. Viene fatto anche con la collaborazione di Medical SA di Salerno e dell'associazione Oasi, sempre di Salerno, proprio per gestire sia per quanto riguarda eventuali attrezzature da utilizzare e sia per quanto riguarda organizzare il flusso delle persone che si recheranno in questa casa di accoglienza. L'iniziativa sullo screening dell'ictus, quindi... Perché è importante questo screening sull'ictus? Lo screening sull'ictus è importante, anzi è importantissimo, sia per i dati numerici e sia perché l'ictus, che come sapete è la morte di un pezzo di cervello, è l'unica malattia incurabile. Ma piuttosto che parlare di queste cose forse un po' antipatiche, facciamo parlare i numeri, perché gli inglesi dicono figures are figures e noi napoletani, con meno aplomb ma con la stessa efficacia, siamo soliti dire e numeri, sono numeri, sono numeri. E poi aggiungiamo però con quasi teutonico raziocinio e i conti si fanno sotto lampione, cioè i conti devono essere fatti bene alla luce del sole trasparente. Allora lasciamo parlare questi numeri. Ogni anno nel mondo 15 milioni di persone sono colpite da ictus, una ogni 6 secondi, 6 milioni di persone muoiono e nel nostro piccolo in Italia 240.000 ictus all'anno, il che fa 660 ictus al giorno, tutti i giorni dell'anno, Natale, Pasqua e Ferragosto compresi, purtroppo. Di questi 240.000 ictus, 40.000 persone muoiono, tout court, e 40.000 persone perdono l'autosufficienza perché restano paralizzati, semiparalizzati e quant'altro, complicandosi la loro vita e quella dei familiari che purtroppo dovranno accorgere. Altri numeri, un ictato, cioè una persona che ha superato l'ictus, costa 60.000 euro all'anno. Tutti gli anni questa cifra si ripete, anzi aumenta, perché, scusate l'arroganza, noi medici siamo bravi, facciamo sopravvivere il paziente ictato, però più lo facciamo sopravvivere, se è nobile salvare una vita umana, ma se ne facciamo sopravvivere 10 milioni, chiaramente i conti dello Stato vanno in rosso, è come la coperta, noi medici la tiriamo per salvare la gente e lo Stato per prendere resta scoperto con i conti. E noi continueremo però a tirare la coperta dalla nostra parte, perché altro non sappiamo fare né dobbiamo fare. Grazie mille.